Siamo in un certo senso di fronte alla fine dell'età dell'interiorità, che è la storia di 2000 anni di cristianesimo. E questo non è senza conseguenze per tutti noi. Questo apre la rivoluzione digitale, apre a un tempo in cui la vigilanza, la fortezza, le virtù che i cristiani dovranno coltivare in sé, dovranno essere appunto maggiori, dovremo fare sul serio la nostra parte se vogliamo fronteggiare quanto sta avvenendo. Siamo anche di fronte a un'altra fine, alla fine di quella che è il più grande, forse uno dei più grandi filosofi cattolici del Novecento, Marshall McLuhan, ha chiamato La Galassia Gutenberg, un testo della metà degli anni Sessanta in cui questo profeta, in un certo senso, questo grandissimo filosofo, intuisce che la parola scritta, il libro quale sorge a partire appunto dalla invenzione di Gutenberg, ha prodotto una cultura, un modo di rappresentarsi la vita, la storia, il tempo, un modo di esistere dell'uomo assolutamente nuovo, particolare. Ecco, anche questa galassia, la grande civiltà del libro, in un certo senso sta tramontando, e anche questo non accadrà e non sta accadendo senza conseguenze. Stiamo andando verso un ritorno a una civiltà del mito, potremmo dire, per usare la categoria forgiata con sapienza nel 1964 da Havelock, nel suo importante studio su Platone. In questo studio su Platone, lo riprenderemo alla fine leggendone un passo, Havelock mostra come la parola alfabetica, l'alfabeto, l'invenzione dell'alfabeto, quindi una rivoluzione in un certo senso tecnologica, produca le condizioni che permettono il sorgere della civiltà del logos filosofico, della ragione metafisica, che ha un nesso molto stretto con appunto il sorgere di una scrittura alfabetica. E questa cultura del Logos, questa grande stagione del Logos metafisico, anch'essa sta finendo, si sta tornando a una civiltà dell'immagine, a una civiltà dell'idolo nel senso etimologico della parola, e quindi degli idoli potenzialmente, a una sorta di sviluppo politeistico, idolatrico attraverso il sistema mass mediatico, se vogliamo sempre aderire all'etimo della parola. L'immagine, vedremo, ha delle logiche interne molto violente che impediscono il sorgere e il mantenersi in essere di un soggetto critico, razionale, di un soggetto che è sovrano della sua vita, delle sue emozioni, che abita il tempo in modo regale, consapevole e degno appunto dell'uomo. L'immagine ha dinamiche che analizzeremo rapidamente, che soffocano la distanza critica essenziale al sorgere appunto del soggetto spirituale, del soggetto logico-razionale. Stiamo anche andando verso modalità inedite, ma anche inaudite, di ricerca di quello che i filosofi tedeschi chiamano Anerkennen, il riconoscimento del senso, del valore della mia persona, della mia vita, che sta passando da un riconoscimento che è mediato dall'incontro autentico, reale, concreto con altre persone, con coetanei quando si è ragazzi, con i genitori, con i professori, con il sacerdote. Ecco, da questo riconoscimento che sorge dalla concretezza e dall'intensità di una vita autenticamente vissuta, stiamo andando, lo si vede, lo si legge negli occhi di tanti giovani, verso un riconoscimento allucinatorio, onirico, spettrale, attraverso gli amici, o il reticolo tanto vasto quanto vacuo e insignificante delle conoscenze digitali che maturano, proliferano diabolicamente in un certo senso,
come nella favola dell'apprendista stregone, questo potere immenso che una volta evocato soffoca, toglie l'aria, impedisce di agire da uomini autenticamente liberi. C'è una dialettica in realtà metafisicamente interessante da esplorare fra libertà, silenzio e solitudine. In un certo senso il tramonto della solitudine, che in realtà è poi sprofondamento in solitudini digitali ben più abissali, è anche essenzialmente impedimento all'azione autenticamente libera. Ecco, queste sono un po' le premesse di fondo che ci hanno portato a scegliere questo titolo, La mente schiava. Siamo di fronte a nuove prigionie. Fino forse a un secolo fa, la prigionia a cui il cristiano era più abituato a pensare è la prigionia, la schiavitù nel peccato e del peccato. Era l'unica schiavitù, diciamo, che si poteva, ecco, concepire come autentica. Adesso, in effetti, ne stanno sorgendo di nuove, di seducenti e di capaci di presentarsi come non forze di cattura e di impedimento alla vita libera. E quindi lo sappiamo, quale tirannia più efficace di quella che riesce a presentarsi come liberante e come assolutamente benevola verso coloro che vengono appunto assoggettati ad essa. La guerra contro Cristo, a cui è dedicato questo convegno, la casa sulla roccia fronteggiata da questo gigante che è metafisicamente fragile, ma che però a prima vista ha tutta l'apparenza di una forza in un certo senso incoercibile e invincibile. Ebbene, la guerra contro Cristo, come ricordava Don Mauro a inizio conferenza, passa oggi senz'altro attraverso gli strumenti della propaganda, gli strumenti legati al mondo digitale e a chi lo controlla. Ma qui c'è da fare una prima osservazione, che bisogna ormai, e cercheremo di dimostrarlo, superare la dicotomia fra mass media e propaganda, come se i mass media fossero uno strumento e la propaganda, la disinformazione, qualcosa che accidentalmente ogni tanto si ha e sfrutta i mezzi di comunicazione di massa. Di fatto i mezzi di comunicazione di massa sono, coincidono, non permettono spazio diverso da quello di un'azione propagandistica anticristiana radicale, capillare, continua e scientificamente organizzata. Non c'è spazio per altro e potremmo senza esagerare dire che veramente tutto può essere ricondotto a questa guerra contro Cristo. Quindi il termine mass media, che ricorda il concetto di mezzo, di strumento, è in un certo senso da superare, perché non sono strumenti, ma sono strumenti che hanno riassorbito in sé il loro contenuto. Abbiamo tre grandi strutture a cui prestare attenzione, cercherò di farlo rapidamente. Innanzitutto cercheremo di penetrare con qualche esempio concreto nella manipolazione, nella fabbrica del consenso, come l'ho chiamata, ma non è una mia definizione, è una definizione già presente all'inizio del Novecento nei primi grandi studiosi del sistema della propaganda. Cercheremo di penetrare nella fabbrica del consenso e nella struttura di queste grandi organizzazioni che controllano appunto l'apparato informativo a livello mondiale. Analizzeremo poi come vi sia un processo di demenza digitale in forte sviluppo, il secondo grande tema appunto della nostra riflessione, e infine cercheremo di esercitare un giudizio cattolico su questo mondo che avremo appunto evocato. L'arte della propaganda scientifica e della manipolazione di tutto, innanzitutto della storia e del passato della Chiesa, non è in realtà troppo recente, è un'arte, se vogliamo, antica, e per non andare troppo lontano, diciamo che risale almeno al Settecento, all'Illuminismo, a quella stagione di pervertimento dell'intelligenza che chiamiamo Illuminismo, stagione culturale nella quale la menzogna è diventata un'arte e una scienza al tempo stesso. Ebbene, già in pieno Illuminismo si hanno tutte le categorie, i principi dell'attacco propagandistico anticattolico. Questo è un fatto storicamente molto interessante.
Ma il vero punto d'inizio dell'utilizzo della propaganda in senso, potremmo dire, moderno contro la Chiesa risale alla sovversione luterana. Se è vero che fra 1517 e 1648 uno studio mostra che furono pubblicati qualcosa come 250.000 testi di contenuto religioso, essenzialmente appunto anticristiano, anticattolico. E durante appunto la rivoluzione inglese, per fare un altro esempio, un paio di decenni furono pubblicati più di 20.000 titoli settari di contenuto religioso. Quindi la rivoluzione di Gutenberg aveva già da subito col 500 aperto anche a una sovversione propagandistica anticattolica che non aveva in un certo senso precedenti nella storia. La dilagante demenza digitale, della quale fra poco parleremo, io vorrei presentarla come qualcosa che esige per essere definito di essere paragonato a una pestilenza. Non siamo di fronte a un fatto, come posso dire, che incide, attacca, colpisce in modo misurato, in modo tale da non disarticolare le strutture del mondo che sta attaccando. Ma assomiglia a una pestilenza, una grande pestilenza, per virulenza, per rapidità di espansione, per letalità del contagio. Letalità del contagio. E questo ce lo dimostra anche solo l'osservazione empirica, fenomenologica, più semplice, più elementare, di una scuola, ma già di una scuola media, non parliamo delle superiori, dove torme di ragazzi, di adolescenti, sono in gruppo, ma guardano ossessivamente ciascuno il proprio strumento di comunicazione digitale, a pochi metri di distanza l'uno dall'altro. Dove mi è capitato di contarlo proprio in modo attento, nello spazio fra il cancello e il portone d'ingresso, uno studente di 15 anni ha estratto e rimesso in tasca 5-6 volte il cellulare, ed erano 40 metri da fare a piedi. Ecco la pestilenza, ecco un contagio che è universale, che non ha più confini, che sembra impossibile fermare. E demenza digitale, galoppante, altro che Ebola. Ebola al confronto, ammesso che esista, che ci sia, che non sia totale disinformazione, perché può essere tutto. Sapete che queste strane patologie hanno sintomi che si assomigliano sempre, la SARS, hanno questi sintomi che praticamente chiunque potrebbe rilevare in sé in un qualsiasi momento di stanchezza. Ecco, quindi, ma ammettendo che Ebola esiste, non è nulla rispetto alla realtà della pestilenza digitale che sta penetrando nel nostro mondo. E demenza digitale, fabbrica del consenso, sono strettamente congiunti, perché è chiaro che la fabbrica del consenso, la manipolazione ormai addirittura fantasmagorica, irreale dell'informazione, della storia, della realtà, della cronaca, impatta su una massa sempre più inebetita, passivizzata e incapace di pensare in modo critico ciò che appunto le viene riversato contro. Quindi in realtà non siamo di fronte a due strutture, ma a una struttura, perché l'intreccio fra demenza digitale e fabbrica del consenso è ormai praticamente totale. Il quadro è aggravato dal silenzio abbrutente e si deve per forza pensare dalla complicità di una parte considerevole della gerarchia cattolica, del clero cattolico, che tace, che compiace, che adotta gli strumenti della demenza digitale per rapportarsi alla massa dei fedeli. Pensiamo ai libri ormai già pubblicati, di volumoni di Twitter di esponenti della gerarchia cattolica, queste pillole di saggezza in 140 caratteri che sono un'offesa alle summe medievali e alla immensa grandezza della teologia cattolica di sempre, ecco, tanto per parlarci chiaramente. Dicevo complicità già denunciata da Romano Amerio, che nel 1985, nel suo capolavoro Iota Unum, in un paragrafo dedicato alla stampa cattolica, fa notare che ormai la stampa cattolica è l'eco pallida, incolore e meno interessante della stampa del mondo. Trovo il giorno dopo su Avvenire quello che il giorno prima è uscito sul Corriere. E
l'allineamento ai poteri forti, allo sguardo mondialista sui fenomeni, sugli avvenimenti, è assolutamente totale. Totale. Partiamo adesso con le tre rapide, diciamo, fotografie che abbiamo anticipato. La fabbrica del consenso. Uscendo da questa formula, diciamo, da questa definizione, alludiamo in questo caso al sistema dei media a livello mondiale, che è di fatto controllato da pochissime mani. E do subito un dato che è quello che mi ha colpito di più raccogliendo il materiale per questo incontro. Il sistema dei media era già molto concentrato a inizio Novecento, potremmo dire che da sempre che è molto concentrato, da quando esiste, ma c'è un processo fra 800 e 900 di continua crescente centralizzazione, omogenizzazione e, diciamo, gestione monopolistica. Ebbene, negli Stati Uniti nel 1989 esistevano 50 grandi multinazionali che controllavano, si spartivano il sistema dei mass media, con mass media intendo televisioni, radio, cinema, musica leggera, tutto quello che c'è. Oggi sono 5 grandi società multinazionali, hanno accorpato, assorbito praticamente tutte le altre grandi società. Questo dà un'idea del fatto che ci troviamo di fronte non a un sistema, diciamo così, polifonico, con voci diverse che magari sono anche in contrasto fra loro, ma al contrario a un unico apparato di comunicazione. Se poi scaviamo sui pacchetti di azioni, gli scambi di azioni, la struttura proprietaria di queste società, ci accorgiamo che ognuna di loro ha cointeressi, con partecipazioni con le altre, che di fatto il reticolo è così compatto che in pratica è un unico grande apparato. Diamo una misura della potenza del gigante. Avrà piedi d'argilla, ma dobbiamo intanto vedere che effettivamente è un gigante. Soros, finanziere che tutti conoscete e che quindi non ha bisogno di troppi commenti per essere introdotto, ha dato vita nell'ambito della Open Society Foundation, la società con cui cerca di aprire università nei paesi dell'est e di portare la democrazia e la libertà nei vari paesi in cui opera, le rivoluzioni arancioni e via dicendo, ha dato vita diversi anni fa al Project Syndicate, che è un'associazione, un sindacato, che riunisce giornalisti indipendenti, fra virgolette, di 500 giornali, distribuiti in 150 paesi, con una tiratura complessiva di 70 milioni di copie quotidiane. Quindi questa è considerato il più grande sindacato di giornalisti legati a un unico centro di ispirazione, che è la Open Society di Soros. E voi capite a questo punto perché è a livello mondiale che esplode la cultura del gender, perché Soros, che ne è uno degli artefici, ha una rete di centinaia e centinaia di giornali e giornalisti che in tutto il mondo, in tutte le lingue del mondo, ogni giorno possono sfornare milioni di articoli su questi, migliaia di articoli su questo tema. Era solo il primo esempio. Diamo un secondo esempio, un esempio che fa capire come il sistema mass mediatico, il sistema bancario, il sistema dei poteri forti, sia un sistema, non sono diversi sistemi fra loro in amicizia, fra loro vicini per ideologia o per altro, ma sono un senso stretto, tecnico, praticamente un unico grande conglomerato. La NBC, una delle più grandi catene di comunicazione, di mass media americani, ha un gruppo di amministratori, nel consiglio di amministrazione, ha John Brademas, che fa parte del gruppo Bilderberg, ed è amministratore della Fondazione Rockefeller, Peter Peterson, che è un ex dirigente della banca Cohen Loeb, del gruppo Rothschild, ed è stato ex segretario al commercio negli Stati Uniti, Robert Cizik, presidente della First City Bancorp, che a sua volta fa parte del gruppo bancario Rothschild. Un piccolo esempio, ma uno dei più grandi gruppi mass mediatici americani e mondiali è diretto da persone che fanno parte del gruppo Bilderberg, fanno parte del sistema Rockefeller o del sistema Rothschild, cioè delle grandi banche americane e mondiali. La ABC, altra grande catena, è di proprietà della Disney Corporation.
la Walt Disney, che in realtà è un enorme gruppo con centinaia di sottosocietà di ogni genere. Vi ricordo che fino a qualche anno fa l'amministratore delegato della Walt Disney era la persona più pagata al mondo con uno stipendio in lire di 220 miliardi di lire all'anno. Adesso non so se è ancora più pagato, ma penso dica già molto il fatto che chi dirige una di queste grandi società è l'uomo, era l'uomo più pagato al mondo. Possiede 153 stazioni televisive, locali, regionali, statali, e di fatto altre centinaia di catene radiofoniche di altro tipo. La CBS è di proprietà della Viacom, ha 200 filiali televisive e 255 filiali radiofoniche. Quindi siamo di fronte a strutture che controllano non solo la stampa a livello nazionale o internazionale, ma anche a livello locale e regionale. Questo accade in tutti i paesi, anche in Italia, il gruppo La Repubblica, L'Espresso. Non è solo la Repubblica e le altre grosse riviste che sappiamo sono legate ad essa, ma controlla decine di giornali locali a Brescia, Verona, Bologna o in qualunque altra città italiana e decine di radio, magari locali, ma che di fatto sono sotto questo gruppo, come per esempio DJ, la radio DJ che è una radio nazionale, è controllata dal gruppo La Repubblica, L'Espresso. È interessante osservare che questa grande catena televisiva fu fondata e diretta per molti anni da William Paley, un ex agente dei servizi segreti americani che fu formato alle azioni, diciamo, che in quegli anni, durante la Seconda Guerra Mondiale, erano preparate presso il Tavistock Institute, l'istituto di guerra psicologica inglese che ispira di fatto poi molte delle pratiche oggi utilizzate dai sistemi mass mediatici. Aggiungiamo che ci fermiamo qua con gli esempi che potrebbero essere praticamente occuparci per tutto il tempo, li metteremo negli atti, ma non dimentichiamo a questo punto un particolare. L'esempio di Soros è indicativo, che non siamo di fronte ai mass media, appunto, ma a un gigante che è, come dire, è composto di molte parti, una sorta di leviatano hobbesiano, no? Biblico hobbesiano, in cui i media sono uniti alle banche, sono uniti ai think tank, cioè ai serbatoi di pensiero, ai centri di pensiero internazionali, alle università, alle grandi università, delle quali penso le più importanti come l'MIT, le grandi multinazionali comprano decenni di tesi di laurea prima ancora di sapere cosa hanno come contenuto con decine o centinaia di milioni di dollari. Negli anni 80 la Sony aveva comprato una enorme quantità di tesi prima che fossero fatte, con finanziamenti astronomici. Naturalmente poi le tesi sono fatte nella direzione che il finanziatore chiede. ONG, la sovversione del mondo, ne avranno parlato senz'altro stamattina gli altri relatori, lo sappiamo, passa attraverso associazioni apparentemente idealiste che portano, si fanno forti di valori del tutto sempre apparentemente positivi, che in realtà sono legate strettamente ai servizi segreti anglosassoni, americani, occidentali e operano un processo di sovversione lento, graduale, ma profondissimo nella popolazione, infettandola con idee che poi sono di fatto rovinose. I centri studi, i servizi segreti, i governi non sono diversi apparati, ma un unico grande polimorfo insieme di forze perfettamente fra loro unite. Il fondatore della propaganda, autore anche di uno studio negli anni 20 importantissimo, appunto intitolato Propaganda. Tra l'altro ricordo che già nel 2002 Paolo Taufer ha fatto una bellissima relazione proprio su questo tema alla quale noi ci ispiriamo, alla quale idealmente ci vogliamo questa sera collegare. Edward Bernays, nipote di Sigmund Freud, cioè figlio della sorella di Sigmund Freud, è considerato il fondatore della propaganda moderna. E vi leggo una sua frase particolarmente significativa. La manipolazione cosciente e intelligente delle abitudini organizzate e delle opinioni delle masse è un elemento importante nella società democratica. Coloro che manipolano questo meccanismo invisibile della società costituiscono un governo invisibile, notate bene, invisibile, che è tanto più efficace quanto meno è percepito da chi è controllato. Governo invisibile che è il vero potere dominante del nostro paese, gli Stati Uniti. Noi siamo governati, le nostre menti sono modellate, i nostri gusti plasmati, le nostre idee suggerite in gran parte da uomini di cui non abbiamo mai sentito parlare.
Questo è un risultato logico derivato dal modo in cui è organizzata la nostra società democratica. Un gran numero di esseri umani deve cooperare in questa maniera se si vuole vivere insieme come società. I nostri governanti sono invisibili e in molti casi ignorano l'identità dei loro colleghi. Questo autore, è interessante ricordare che fu colui, lo diceva già Taufer appunto nel 2002, che sdoganò il fumo femminile, che era un tabù fortissimo, e lo rese invece con una campagna straordinaria di grandissimo successo, lo liberò in tutti gli Stati Uniti perché organizzò una famosa processione di modelle bellissime con i capelli tagliati alla maschietta, nasce lì l'uso di questi capelli corti nella donna, che fumavano. L'unione di bellezza, trasgressività, fumo, contagiò il sesso femminile americano che da quel momento iniziò a fumare. Fumare prima era un'azione forse riservata alle prostitute nel caso migliore, ma era un'azione comunque assolutamente considerata indegna del sesso femminile. Sempre l'autore che ho citato scrive nel 1928: il cinema americano è il più grande vettore inconsapevole di propaganda nel mondo odierno. Si tratta di un grande distributore di idee e di opinioni. I film possono standardizzare le idee e le abitudini di una nazione, poiché le immagini sono fatte per soddisfare le richieste del mercato ed enfatizzano ed esagerano le tendenze popolari, piuttosto che stimolare nuove idee e opinioni. E qui, come non stupirci, che proprio in questi anni, a ridosso di questi anni, Papa Pio XI pubblica un'importante enciclica sul cinema e mette in guardia il popolo cattolico e lo inviti a vigilare con severità su quello che accade a Hollywood e negli Stati Uniti. Come dimenticare le battaglie eroiche di cardinali americani contro le catene televisive che avevano iniziato a introdurre scene allusive, sensuali, sempre più spinte, già negli anni 20 e 30. Ci furono battaglie epiche che andrebbero ricostruite dell'episcopato americano, che vinse queste sfide, perché aveva lanciato in tutte le parrocchie l'ordine di boicottare le catene hollywoodiane che si permettevano di diffondere costumi indecenti presso il popolo americano, presso il popolo cattolico. Questo mi interessa, ecco, come piccolo spunto ricordarvelo. Come non fare onore, non rendere onore qui adesso alla straordinaria volontà del regime fascista italiano che negli anni 30 vigilava con un'attenta censura su Topolino e sui fumetti di Walt Disney, sul linguaggio che era utilizzato, censurava i fumetti, non permetteva che impassassero impunemente prodotti di intrattenimento americani. La censura fascista vigilava, consapevole che la profanazione del linguaggio di un popolo è la premessa alla sua distruzione morale e spirituale. Perché senza risalire a Fichte ai discorsi della nazione tedesca non possiamo dimenticarci che la lingua è il primo fra i baluardi che difendono l'identità di un popolo. Infine, Aldous Huxley, scrittore di Brave New World, il meraviglioso mondo nuovo, fondatore della cultura drogastica in California negli anni 30, morto suicida con una iniezione di LSD, e, secondo studi recenti, vero capo occulto e direttore del programma MKUltra, al di sopra di tutti i generali americani coinvolti, scrive: per quanto riguarda la propaganda, i primi sostenitori dell'alfabetizzazione universale, della libertà di stampa, avevano solo due possibilità. La propaganda poteva essere o vera o falsa. Essi non videro quello che in effetti è successo, soprattutto nelle nostre democrazie capitalistiche, lo sviluppo di una vasta industria delle comunicazioni di massa, il cui obiettivo principale non era trasmettere il vero e neppure il falso, ma ciò che è frivolo e irrilevante. In una parola, hanno fallito nel non prendere in considerazione l'infinito appetito per le distrazioni che ha l'uomo. L'infinito appetito, la curiositas, la leggerezza che può prendere così facilmente il sopravvento nel cuore di un uomo e in particolare nel cuore di un giovane. A questo punto noi concludiamo in un certo senso con
la riflessione sul sistema propagandistico mass mediatico per avviarci al secondo grande, accelerare il cammino verso il secondo grande obiettivo, che è la demenza digitale. Prima di fare un rapido approfondimento, ricordiamo due strategie. Sono tanti gli elementi della scienza delle comunicazioni che usano i maestri della propaganda, non ve li sto adesso a citare tutti, perderemo tutto il tempo, che è poco, ma due cose voglio dirvele. Una è l'abitudine a produrre quello che viene chiamato embedding, cioè l'abitudine a osservare le cose dalla prospettiva, dal punto d'osservazione della potenza che vuole essere legittimata. Faccio un esempio, una strategia usata negli scenari di guerra. In Iraq, durante la prima e la seconda offensiva in Iraq, se offensiva può essere chiamato, sia offensiva di ogni legge internazionale, di ogni senso morale, questo sicuramente. Comunque, durante le due offensive, gli Stati Uniti adottarono sofisticate strategie di propaganda inaugurate dal famoso falso delle incubatrici di Kuwait City, che dove i bambini morivano perché gli iracheni staccavano la corrente, che si dimostrò essere un falso organizzato da un'agenzia di pubbliche relazioni americane, ma che ebbe risonanza in tutto il mondo. E poi adottarono questa strategia dell'embedding, cioè i giornalisti erano sì liberi anche di andare sulla linea del fuoco, ma dentro i blindati americani, cenando e mangiando con gli americani, con i Marines, parlando con loro in inglese, potevano guardare tutto. Effettivamente guardavano tutto, ma intanto socializzavano in un quadro di alta tensione emotiva con soldati americani, sorridenti, ospitali, con cui condividevano il rancio. Il mio sguardo non è più libero, perché sono già catturato da colui che silenziosamente mi scorta a osservare tutto. Capite che queste sono cose sottili, sono cose sofisticate. I film, anche più antimilitaristi, l'esempio più banale, Rambo, Platoon, qualunque altro film sul Vietnam, sono sempre comunque dalla prospettiva dell'americano. Non esistono film sul Vietnam dalla prospettiva del Vietcong. La seconda grande strategia è la spirale del silenzio, che sta avendo corso nello scontro con la cultura del genere, con l'omosessualismo dilagante. Cos'è la spirale del silenzio? Alcuni semiologi l'hanno sviluppata negli anni 70, questa categoria. La propaganda si basa sulla creazione artefatta dell'idea che c'è un carro della banda, lo chiamano, cioè c'è una massa trionfante e maggioritaria che sostiene una certa idea. In realtà non è così, ma di fatto si crea questa illusione, e a questo punto si produce la spirale del silenzio, cioè le persone che sono la maggioranza e che pensano diversamente dalla nuova cultura dissolutoria che avanza, convinti di essere minoranza, non osano più esporsi e fronteggiare la maggioranza. A questo punto effettivamente la vite si avvita a modo pieno, perché più avanza la spirale del silenzio, più diventa impraticabile levare la propria voce in opposizione a questo carro della banda, come lo chiamano i semiologi. Delacorte, Marcel Delacorte, in un saggio straordinario degli anni 60, ma che andrebbe ripubblicato oggi, L'intelligenza in pericolo di morte, saggio che qualunque, penso quasi tutti voi conosciate, dedica la terza parte del suo libro, un lungo capitolo di un'ottantina di pagine, proprio al sistema della propaganda, dell'informazione. Nel mondo devastato da questa dittatura democratica avanzante. E ci dà le categorie per capire perché la propaganda oggi può colpire così profondamente, infettare anche il cuore, vorrei dire, lo dico con umiltà pensando innanzitutto a me stesso, anche il cuore del cattolico più fervoroso, del cattolico più fervente. Nessuno è al riparo se non prende coscienza di questo fatto, il fatto che Descartes, Marcel Delacorte, ci invita a considerare. La democrazia, che è più di una categoria politologica, è una sorta ormai di categoria, potremmo dire, forza un po' la mano, metafisica in un certo senso. È un regime irreale, artificiale, assurdo. E si fonda da un lato, dall'altro produce, quindi da un lato si fonda, dall'altro produce e radicalizza la parcellizzazione del corpo sociale, l'atomizzazione della vita delle persone.
Un individuo fragile, atomizzato, solo, l'uomo massa, sradicato da ogni corpo intermedio e dalla società naturale. È l'uomo che non vive più in una società, ma in una dissocietà, come la chiama Marcel Delacorte, in una dissocietà, cioè in qualcosa che è un corpo esploso, frantumato, tenuto insieme da stampelle, vincoli, gabbie metalliche sempre più strette che il potere governativo edifica incessantemente, insonne nell'inventare stratagemmi di cattura e di prigionia per i cosiddetti cittadini. E questa persona che in quanto solo è spaventata, la paura dilaga nel cuore quando si è soli, quando non ho più una comunità che mi sostenga. Ebbene, necessita dell'informazione, la sete, la febbre di informazione, i siti, i blog, che in tempo quasi reale ti dicono subito cosa è accaduto e cosa ha detto Tizio e cosa ha detto Caio. E la distorsione è tale per cui sembra che se non so subito la cosa, se la so fra una settimana o fra due giorni, cambia qualcosa. Certo che cambia, perché già non è più attuale. Già c'è un commento al commento, c'è un post nuovo, sono già indietro. E nel borsino del valore umano il mio valore scende, perché come nelle aziende anglosassone il valore, il potere è dato dall'informazione, da quanto so, non da cosa sono. Ecco, questa curiosità e gelosia per l'informazione surroga la mancanza di partecipazione a una vera vita comunitaria. E l'anima di questo sistema dell'informazione di cui si ha così bisogno quando si vive nella dissocietà democratica è la novità, è l'urge della novità, è la ricerca della novità, è la febbre della novità, la febbre della novità. E a questo punto, antropologicamente, io non sono più un cattolico. Lo sono forse così, ecco, idealmente, ma antropologicamente si è infranto in me qualcosa che è essenziale sul piano ontologico del nostro essere cattolici. Questa febbre, questo febbricitante agitarsi da scoiattoli in una ruota, da mosche in una bottiglia che rimbalzano incessantemente su ciò che accade. Da ora un rapidissimo esempio, purtroppo non lo posso sviluppare tutto perché ci impedirebbe la conclusione, che è la cosa che mi è forse invece più cara, esempio di il livello di sofisticatezza a cui giungono i registi dell'orrore massmediatico in cui siamo immersi, in cui sono immersi i nostri giovani, i nostri anziani. I nostri anziani. Non dimentichiamo che dopo la mente del giovane, stendo un velo per ora pietoso sulla mente dell'adulto, postuliamo che esistano ancora gli adulti, c'è un'altra mente schiava, un'altra mente a rischio, che è la mente dell'anziano. Oggi è vietato essere anziani, è vietato invecchiare, voi lo sapete molto bene. Nella società postmoderna, tecnocratica, la vecchiaia è una colpa in sé. Non è più un morbus, senectus ipsa morbus est, è diventata una colpa che è più grave di una malattia. Prima era una malattia, adesso è una colpa. E il vecchio, l'anziano, è un soggetto a rischio di questa nuova schiavitù. Ebbene, il Population Media Center è un ente non governativo americano che ha filiali in decine di paesi, con uffici, con decine di collaboratori, in particolare in Africa. Direi che due terzi dei paesi africani, ho fatto l'elenco, adesso non posso citarvelo, ha un ufficio del Media Population Center, anzi Population Media Center. E questo gruppo di agenti sovversivi si basa su una particolare tecnica per spingere paesi del terzo mondo a adottare costumi di salute riproduttiva onusiani, conformi al Vangelo onusiano e speriamo non anche al Vangelo di altri centri, di altre autorità, quantomeno al Vangelo onusiano. Cioè ha una tecnica particolare per spingere popoli terzomondiali verso uso intensivo di contraccezione,
aborto, ritardo della maternità e del matrimonio e i diritti delle donne, i principi chiave della nuova ideologia malthusiana, del neomalthusianesimo. Come fanno a portare i paesi interi, poi vi do i dati, sono impressionanti, a questi costumi nuovi? Producono soap opera, telenovelas, dopo studi sociologici, antropologici, religiosi profondissimi sul paese bersaglio. Studiano per anni i costumi di un paese, il Kenya per esempio è stato oggetto di un progetto grossissimo. Poi insieme a intellettuali, giornalisti, registi locali che portano in Messico in un centro di formazione particolare a fare degli stage, mettono a punto telenovelas calate sul paese bersaglio. Dopodiché, in 10 mesi, 12 mesi, 18 mesi di telenovelas quotidiane o settimanali, cambiano i costumi di tutta la popolazione. Perché? Perché hanno messo a punto una strategia sviluppata da Miguel Sabido, che è un intellettuale messicano che l'ha portata in tutto il mondo, che consiste nel fatto che i personaggi all'inizio sono assolutamente conformi ai costumi della tradizione. Si produce un processo di associazione identificativa fra il pubblico e questi personaggi. Quando questo processo è compiuto, questi personaggi incontrano dei problemi. Bisogna cambiare casa, nasce un bambino down, ci sono problemi nel dividere l'eredità agricola fra troppi figli e scatta il confronto fra la famiglia che rimane ancorata ai costumi tradizionali, non usa la contraccezione, non va nei consultori, non abortisce, che ha degli enormi problemi, marito e moglie litigano sempre, i figli hanno dei problemi e piangono, eccetera, eccetera, e la famiglia, che è sempre la famiglia rivale, fra virgolette, la famiglia antagonista, che ha invece iniziato ad adottare i nuovi costumi. E che è felice, sorridono, i figli studiano e le cose vanno meglio, alla macchina nuova e via proseguendo. In parole povere, non c'è una comunicazione diretta di cosa bisogna fare, dice Sabido. Sabido dice, è decisivo che la persona adotti il comportamento avendo la sensazione di sceglierlo lui. Perché nessuno ama sentirsi dire cosa deve fare, ma deve essere indotto a identificarsi. Dopo 100 puntate in cui vedo che sta bene la famiglia, che in sostanza va al consultorio, cosa succede? Che la larga maggioranza di chi ha visto questi programmi passa appunto ad adottare i nuovi costumi. Vi do un solo caso. Tutto iniziò con la telenovelas Accompagnami in messicano, in spagnolo, già il titolo direi che è un programma, che è durato 9 mesi. Il fine era, la organizzò Sabido che scrisse la sceneggiatura di ogni singola puntata, il fine era presentare i vantaggi di pianificare la famiglia riducendo il numero dei figli, evitare la famiglia numerosa. In Messico, fino agli anni 60, fino al Concilio Vaticano II, in sostanza, le famiglie numerose di 7, 9 figli, 10 figli, erano piuttosto comuni, direi quasi maggioritarie. Adesso il Messico, lo sapete, basta leggere le cronache, è Ixunt Leones, cioè terra di conquista, non so, sparirà dalle cartine geografiche, è un'espressione geografica, non so come definirlo, è l'inferno, ecco. Beh, dopo 9 mesi di telenovelas, si ebbero 2.000 donne volontarie per promuovere la pianificazione familiare nei consultori. La telenovela suggeriva di diventare volontarie. Aumento del 23% in un anno soltanto della vendita di contraccettivi nelle farmacie. 560.000 donne si iscrissero già il primo anno ai consultori familiari che insegnavano l'aborto, la contraccezione e tutto il resto. Furono lanciate altre 5 grandi telenovelas e in 10 anni si ebbe un crollo del 34% del tasso di crescita della popolazione. E oggi il Messico è praticamente devastato sul piano malthusiano.